Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, dove, come avrete letto dal titolo, l'argomento sarà il BRICS Card Championship. Infatti vi parlerò di tutto quello che riguarda questo progetto, dalla base o comunque da come è nato, fino alle novità 2022, per cui sarà una visione a 360 gradi di un progetto veramente molto molto interessante. In più questo video esce la vigilia della prima gara di campionato, per cui vi invito subito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like, attivare le notifiche. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, perché il giorno delle varie gare andrò a pubblicare una story con il link per seguire il live timing. Io come sempre avrò il numero 90 e correrò nella Master. Cominciamo col dire che cos'è il BRICS Card Championship. Il BRICS Card Championship è un progetto karting entry level nato dalla collaborazione tra CRG e BRICS & Strengthen. Si articola con il format del monomarca, per cui si corre con lo stesso kart, con le stesse gomme e con gli stessi motori, in modo da garantire un'uniformità di prestazioni per tutta quanta la griglia. Parlando dei due soggetti che sono stati artefici di questo progetto, non hanno bisogno di presentazioni. Parlando di BRICS & Strengthen, la prima cosa che viene in mente sono tagliaerba, i cespugliatori, insomma tutto quello che serve per le attività all'aperto come il giardinaggio. Ma non è questo il caso. Infatti l'azienda produce anche motori specificatamente realizzati per le competizioni, come l'LO206 usato per il kart che vedremo fra poco. Un motore che ha letteralmente rivitalizzato il panorama del karting nordamericano, andando a rinfortire le griglie con 40, 50, 60 kart motorizzati BRICS ogni domenica sul suolo nordamericano. Per quanto riguarda la CRG invece non ha bisogno di presentazioni, è uno dei principali costruttori di telai al mondo, uno dei più vittoriosi, ha avuto tra i propri piloti gente del calibro di Hamilton, Rosberg e Verstappen, tanto per citarne alcuni, per cui il risultato di questa collaborazione non può che essere ottimo. Andando a vedere più nel dettaglio a chi è rivolto questo progetto, abbiamo una fascia di età veramente molto molto ampia, perché parte dal ragazzino di 7 anni con la categoria mini che vuole iniziare ad approcciarsi a questo mondo in maniera abbastanza economica, per poi magari passare ai 60 fino ai 125 due tempi, fino al gentleman driver o all'amatore che vuole solo divertirsi non spendendo un capitale. Contenimento dei costi, che è uno degli obiettivi di questo progetto, insieme a quello di far espandere quanto più possibile la base di praticanti del karting, in modo da poterne anche rivitalizzare le file, perché effettivamente negli ultimi tempi c'è stato un po' di moria, regalando anche un livello agonistico molto molto interessante col format del monomarca. Infatti si parte tutti quanti allo stesso livello e vince bene o male chi ha più abilità nella guida e chi magari riesce a sistemare meglio il kart. E a proposito di kart, parliamo di un vero e proprio kart da competizione con tutti i crismi. A livello di telaio parliamo di un intreccio di tubi da 28 mm di diametro, per cui reattivo ma che garantisce anche la giusta confidenza, non ha troppo grip da ammazzare il motore a livello di giri, pur essendo monomarcia avendo poca potenza, ma garantisce delle prestazioni di dinamica veramente veramente ottime. A me piace definirlo l'anello di congiunzione tra il mondo rental e il mondo racing, il kart che mancava, diciamo, perché garantisce una dinamica di guida migliore o superiore comunque rispetto ai rental, pesando comunque la metà, avendo un rapporto peso-potenza molto più favorevole, ma con un impegno economico e fisico decisamente inferiore rispetto a un kart due tempi. Andando a vedere il motore, abbiamo l'LO206, motore che veramente, come ho detto prima, ha rivitalizzato interamente un panorama che sennò era veramente desolato. Un classico monocilindrico 206cc per circa 8-9 cavalli di potenza, con limitatore elettronico a 6100 giri, con un illustre papà però. Infatti questo motore deriva direttamente dal World Formula, un motore realizzato dalla BRICS & Strengthen su richiesta della CICFIA, per cui l'organo che governa tutto quanto il mondo del karting a livello internazionale ed è strettamente collegato alla FIA appunto. Motore nato con l'obiettivo di andare a motorizzare quelle che erano le regioni meno prospere a livello economico del mondo, per garantire comunque un buon supporto alla disciplina. Condizionale d'obbligo, perché purtroppo le varie federazioni nazionali ne hanno decretato la morte, ostacolandolo in maniera spudorata. E non è un caso che comunque tantissimi produttori, anche molto blasonati, abbiano il listino dei kart motorizzati BRICS, ma solo per il mercato nordamericano. Un vero peccato. Andando poi sulle gomme, abbiamo delle Vega FX, specificatamente realizzate per questo monomarca, che garantiscono oltre 200 km di autonomia in pista, a tutto vantaggio del contenimento dei costi ovviamente. Altro punto incentrato sull'abbattimento dei costi è il format di gara. Infatti
Infatti si svolge su una singola giornata in modo da poter comunque abbassare i costi di trasporto. Tradizionalmente si gira il sabato o la domenica. Andando più sul concreto, la giornata si articola con 3 sessioni di prove libere, buone per ottenere informazioni, per sistemare il kart, per riparare la pista, una sessione di qualifica che va a determinare la griglia di gara 1 e le due gare, appunto, gara 1 e gara 2, con la griglia di quest'ultima determinata dall'ordine d'arrivo della gara 1. Per quanto riguarda i punteggi, prendono i punti dal primo fino al 15esimo, mentre dal 16esimo in poi viene assegnato un punto di partecipazione, per cui non si torna mai a casa a mani vuote per quanto riguarda la classifica. E arriviamo finalmente alla ciccia, ovvero le novità del 2022, che sono sia nell'ambito del regolamento tecnico sportivo, ma anche del calendario. Partiamo dal regolamento. A livello sportivo c'è stata l'introduzione di una speciale classifica nella categoria Master, dedicata esclusivamente ai gentleman driver sopra i 45 anni di età. E credetemi, di persone un po' più avanti con l'età, oltre a me, ce ne sono tante che corrono nel campionato. Inoltre sono stati inseriti anche degli scarti, perché come vedremo fra poco, il calendario si articolerà su ben 9 appuntamenti con gara doppia, quindi 18 appuntamenti buoni per prendere punti, ma soltanto 14 verranno presi in considerazione per la classifica finale, cosa che ovviamente andrà a influenzare la scelta a quali gare partecipare. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, non ci sono stati stravolgimenti, infatti è stato solamente corretto il peso minimo per le categorie junior e senior, portato rispettivamente a 130 e 145 kg, è stato poi dato un range per quanto riguarda la rapportatura da poter usare, da 64 fino a 74 denti. Arriviamo finalmente al calendario, anzi ai calendari, perché ci saranno ben 2 serie quest'anno. La prima è quella nazionale, che si articolerà, come ho detto prima, su 9 eventi, con la partenza proprio questo weekend ad Ala di Trento, in luogo della tappa di Adria che avrebbe dovuto inaugurare la stagione, ma come sappiamo l'Adria Karting Raceway non se la sta passando bene. Speriamo che la situazione si possa risolvere in tempi brevi. Poi si andrà al centro Italia con Corridonia e, altra tappa ad aprile, la prima novità, si andrà a correre a Siena, una pista di livello veramente internazionale, per poi passare a metà maggio a Viverone e arrivare alla seconda visita dell'Ala di Trento, in programma il 4 giugno, che sarà molto molto speciale. Infatti sarà una night race, una gara in notturna sotto le luci dei riflettori, veramente scenografica. Prima della pausa estiva si andrà poi il 9 luglio a Castelletto di Branduzza, altra pista di livello internazionale, prima di andare in ferie. Passate le vacanze si ritorna in pista per il rush finale. Ci sarà Cremona Circuit, la seconda novità di questo 2022 sarà quella di Cervia, dove ho già girato, per cui un po' la pista la conosco, per poi arrivare al gran finale di Pomposa, che andrà a determinare, speriamo, i campioni di questo 2022. Ma come ho detto prima, c'è un secondo calendario da tenere in considerazione. Infatti è stato da poco raggiunto un accordo per l'organizzazione, grazie alla Demo Race, la stessa organizzazione che organizza il KZR Championship, per realizzare il trofeo Club BRICS Centro Italia, un campionato per promuovere il BRICS Car Championship in ottica 2023, perché si parla di una serie dedicata proprio al Centro Italia. Per quanto riguarda questa serie ci saranno ben 2 appuntamenti concomitanza con le gare, ovvero il 28 e 29 maggio saremo a Cascia e il 25 di settembre saremo ad Arci, in provincia di Frosinone, mentre nelle altre tappe sarà presente comunque la possibilità di fare dei test il sabato prima della gara. Per cui è un'ottima occasione per tutti voi che mi seguite dal Centro Italia, che mi avete sempre chiesto: ma perché il BRICS non arriva mai nel sud, nel centro? Bene, adesso siete stati accontentati. Per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile. Devo ammettere che questo è un progetto che veramente mi ha preso sin da subito, è arrivato alla 5ª edizione, per cui spero che continui ancora per i prossimi anni, perché è il kart che mancava, serviva qualcosa per dare una scossa a questo mondo troppo alienato con i due tempi, con i costi che sono saliti alle stelle, quando basta semplicemente avere un kart, un motore e delle gomme per poter scendere in pista e divertirsi. In cuor mio spero che possa essere spunto per realizzare una serie nazionale, un telaio libero con monomotore, perché come ho detto anche prima, di aziende nel settore che realizzano prodotti con motori BRICS ce ne sono, soltanto che è un mercato destinato al Nord America ed è un vero vero peccato, perché si perde una fetta importantissima di appassionati qui in Italia. E spero anche con il mio racconto e con i miei video di poter cambiare quella che è la mentalità della community del karting, troppo spesso vincolata a preconcetti. Questa, diciamo, è una delle mie missioni e sono determinato a tutto pur di portarla avanti. Lasciate un like, attivate le notifiche, iscrivetevi al canale, passate da tutti i social che trovate in descrizione, sia miei che della squadra, trovate entrambe le pagine Linktree. Giù tutto e noi ci vediamo nel prossimo video speciale dedicato alla festa della donna di Karting History. Da vostro Adamax è tutto, ci vediamo alla prossima.